Allora, buongiorno da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre. E come al solito è il quasi che mi frega. Nuovo video, nuovo tipo di antenna, no, mica tanto, abbiamo già parlato della Moxon. Intanto do anche una spiegazione sommaria del motivo del titolo. Sì, l'antenna è illegale, per la banda dei CB in Italia non si può avere un'antenna direttiva. Pensate che non si può neanche avere un QSO con un corrispondente straniero, quindi è tutto illegale. Comunque l'antenna, il sistema, la struttura di base che vado a descrivere, è utilizzabile anche nella banda dei 10 e dei 12 metri, ovviamente cambiando la lunghezza dell'elemento radiante. Il tutto si basa su un video di, se non sbaglio, di un anno fa, di Delta Lima 1, Delta November, se non sbaglio il canale QRP Lifestyle. Comunque metto in descrizione il link del video del canale. E da quel video lì ho detto, va, proviamo a cercare di costruire qualcosa di portatile, un'antenna direttiva per la banda dei 10, degli 11 o dei 12, come vogliamo. Che debba rispettare però alcune caratteristiche: essere leggera, rapida da installare, facile da trasportare e con buone caratteristiche di rendimento. Allora, la Moxon, se uno va a leggere i vari siti, posta a un quarto d'onda di altezza da terra, e quindi per la banda dei 10 metri, 5 metri, gli 11, 5 metri e mezzo circa, ha un rendimento di 6 dB. Rapporto fronte-retro, sempre dai vari siti che la commercializzano, rapporto fronte-retro superiore ai 25 dB. L'antenna che sono andato a realizzare ha un peso inferiore al chilo e mezzo, l'ingombro è 1 metro circa per un ingombro alla base per un diametro di 20 centimetri, rapida da installare come vedremo poi nel video. Intanto dove l'ho messa? Ah, l'ho messa lì. Ok, cade tutto. L'antenna sta in una sacca, questa è una sacca porta gli sgabellini da campeggio. Ci sta, ovviamente gli elementi in plastica sporgono e sono quelli più lunghi. Il peso è veramente esiguo. Vediamo un po' cos'è la Moxon. Ok, ci siamo. Sempre con il bellissimo programma Radio Utilitario, è un programma gratuito e vi consiglio di scaricarlo. Andiamo nella sezione antenne e vediamo proprio che c'è la voce antenna Moxon. Frequenza di utilizzo la facciamo per gli 11 metri, quindi 27.205 centrobanda. Diametro del conduttore, io utilizzo un filo 0,75 molto leggero, tanto non ha sforzi meccanici da sopportare, e immediatamente ho il dimensionamento della mia antenna. Allora, abbiamo gli occhiali, abbiamo un elemento che è l'elemento radiante, l'elemento attivo, e un altro elemento che è il riflettore. Perfetto. Il programma mi fornisce immediatamente le misure, mi fornisce tutti i parametri necessari. Ora, bella questa struttura che non è altro che una Yagi ripiegata, però bisogna anche tenerla in piedi e questa è la soluzione che vado a presentare. Allora, carta e penna, abbiamo visto disegno non in scala. Elemento radiante e riflettore. Gli elementi della mia antenna sono realizzati con filo elettrico diametro 0,75, quindi molto leggero. Qui la linea di alimentazione. L'impedenza caratteristica dell'antenna è 50 ohm. C'è da dire che però un choke è cosa gradita per evitare correnti di nodo comune sul cavo.
Per mantenere in piedi questa struttura, commercialmente cosa si fa? Beh, si realizza tutta una struttura in alluminio, cioè l'elemento radiante in alluminio, profilati di sezione interessante, perché qui abbiamo 2 metri, qui circa 4 metri, insomma c'è uno sbraccio notevole. Io ho pensato. E la cosa l'avevo già fatta anni fa per una Moxon per i 40 metri e lì è qualcosa di veramente grande perché aspettate che riprendo in mano radio utilitario un attimo 7 MHz, facciamolo così brutalmente, ok, questo è 15 metri questo tratto e questo è 5,60 m, cioè una cosa notevole. Comunque visto dall'alto abbiamo il mio palo centrale che mi sorregge l'antenna, da cui partono quattro elementi plastici che sostengono l'antenna. Ovviamente, se io volessi tutto realizzato su un piano orizzontale, dovrei avere degli elementi molto grossi, molto robusti. Io aggiro il problema tenendoli arcuati. Così. Qui ho il palo, è così. E qui sopra avrò il mio sistema d'antenna. Vediamo in concreto, in pratica, quali sono gli elementi. Ecco qui che andiamo a parlare del contenuto di questa sacca. Allora, queste sono le canne, quattro raggi, non sono altro che canne per usi impianti elettrici, diametro 16 mm. Le vendono in lunghezze da 1 metro, 2 metri o 3 metri. Io le ho prese da due, tagliate a 1 metro di lunghezza e fissate con il corrispondente, l'adatto sistema di giunzione. La parte che va verso il centrale l'ho segnata con un po' di nastro perché è quella che va leggermente carteggiata per avere un incastro, non dico ad interferenza, ma quasi giusto. Poi abbiamo la mano, eccolo qui, quello che mi ha fatto tremolare come un matto. Allora, questo è il centrale. Questo foro più grosso è dove si infila il palo in vetroresina. Io utilizzo un palo della Dixwire, l'elemento di diametro 25 mm. Poi abbiamo un altro foro dove passerà il cavo coassiale, farà 8 spire, 8-9 spire per andare a costituire un choke e poi si connetterà l'antenna. Questo è stampato in 6 pezzi e poi uniti e incollati e fissati saldamente con queste barre filettate di inox. E poi andiamo a cercare l'antenna. Benissimo. Allora, questo qui, piccolino arancione, questa barretta, non è altro che il distanziale fra l'elemento radiante e il riflettore. Questi sono i cappucci che si infilano nelle canne elettriche per il montaggio dell'antenna e questo è il cavo di alimentazione, dove, se lo trovo, ok, questo è il punto di alimentazione dell'antenna, abbiamo i due rami dell'elemento radiante. Il cavo coassiale qui è un RG8 leggero, molto flessibile. E questo è dove c'è il connettore BNC, questo foro qua, affinché possa essere infilato nella canna da pesca e aumenti a migliorare la robustezza della struttura. Ora, l'antenna, nella idea progettuale iniziale, avrebbe dovuto avere anche la possibilità di essere utilizzata anche in stazione fissa. Bene, si può fare. L'unica accortezza qual è? Gli elementi montati vanno incollati per avere maggiore rigidità. In più, prendo questi, ognuno di questi cappucci viene dotato di quest'anellino con un foro. Va un po' a interferenza, ma si infila.
dove partiranno dei cavi, dove noi posizioneremo dei cavi che andranno nella parte centrale dell'antenna, ovvero dove abbiamo il palo di sostegno, e viene messo questo. E praticamente ho i quattro rami, le quattro canne di plastica sorrette ulteriormente da questi tiranti, tra virgolette. Quindi volendo può essere utilizzata anche in impianto fisso. L'antenna è poco piccola, la resistenza al vento è veramente bassa, quindi resiste benissimo. Non vi so dire se a 120 km all'ora regge, però anche dovesse spezzarsi una canna da pesca, una canna in plastica, costano 1,50 euro l'una. È una spesa affrontabile. Parlate anche troppo di teoria, andiamo fuori. Sto attendendo Graziano 1 Radio 2 per una prova sul campo. Speriamo di portare a casa almeno un DX. Allora, antenna issata. Adesso l'abbasso che descriviamo in dettaglio le caratteristiche. Devo appoggiare il telefono per forza. Direi che ci siamo. Dunque. Allora, qui abbiamo il centrale da cui partono le quattro canne, sono quelle da impianti elettrici, 16 mm, molto molto leggere. L'elemento radiante vero e proprio è questo. Qui abbiamo l'isolatore che separa l'elemento radiante rispetto al riflettore. Il punto di alimentazione qui, l'arrivo qui sulla canna da pesca che contribuisce a rendere un po' ri più rigida la struttura, il cavo di alimentazione che fa 7 spire, 8 spire, che non è altro che il choke, fatto in modo molto molto rudimentale, però efficace per le correnti di nodo comune. Adesso andiamo a provare le caratteristiche dell'antenna. Allora, sulla banda dei 27 praticamente abbiamo una bellissima curva piatta con un massimo di ROS a 1,5. L'antenna grosso modo sarà posta a 4 metri da terra, se si vede, aspetta che mi metto dall'altra parte, così non sono contro sole, ok? 4 metri da terra circa e direi che si comporta bene. Grazie.
I'm Italian station, Italian station. I'm break break from Italy. I am Italian, Italian station. Yes, good morning. I am One Radio 2. I'm from Italy. Good morning, my friend. Where are you? Where you come from? Where you come from? We are on the Northeast Scotland, Aberdeen, Roger. Yes, my friend from Scotland, you do a very good job in my side. You 5 by 9 in my city. I'm in the car, a mobile station from Italy, Scotland. My name is Graziano. I am mobile station from Italy. Back to you. Direzione? Grosso modo è nord, eh. Friends, I want you before leave. Can you tell me your personal name? And please, can you give me my check report? My check report. Are you 5 by 9? What about my check report, please? Back to you. I'm a personal man, Louis. Louis. And my code number is Whiskey Bravo. A 2 8 0. Tanto c'è il video. The station called Italy. Can we go to one channel up, please? One channel up. We go to one channel up. The station called Italy. One channel up, please. Yeah, I do copy you. Good morning, my friend. Can you tell me your call sign, please? Back to you. Sti cazzi. Ok, my friend Bill. Dimmi l'antenna. We go to Moxon. The Moxon homemade. We try to check the homemade antenna Moxon, and I'm very enjoyed to have a signal like that, like strong like that. Ok, my friend, you 5 by 9 plus. Bill, back to you. What is your personal, my friend? What's your personal? My personal name is Graziano, like Golf Romeo Alpha Zulu India Alpha November Oscar Graziano. I am in the city of Parma, Papa Alpha Romeo Mike Alpha Bill. Back to you. Okay, Bill 73. Propagation is flat a little bit. You go up and down like a grasshopper. Okay, 73, my friend. Ciao, ciao. Graziano. Potremmo andare a prendere un bianco. Io l'ho già consumato. Bene, ne potremmo prendere un altro. Andiamo a prendere il bianco. Molto bene. Allora, saluti. Saluti. Come cosa ne pensi allora? Tu che sei diciamo che abbiamo... docente, master della CB Band. Diciamo che per la posizione in cui siamo, per la potenza e per tutto il resto, è un ottimo risultato, molto performante. Direi che si può andare a bere un bianco. 7-3.